Ehi la ciurma, io sono Mazzetesta e benvenuti in questo episodio un po' alternativo, diciamo. Siamo oggi qui su Cook Serve Delicious, gioco che mi sta intrippando un sacco ultimamente. Ho detto perché non fare un video per i miei amici della ciurma da caricare magari il mercoledì. Vedrò un attimo cosa farne, come ho fatto con Don't Starve, insomma, da fare un video un po' diverso dal solito. Allora, come potete immaginare dal titolo, è una specie di manageriale di quei cooking simulator in cui bisogna fare rapidamente tutte le ricette in fretta, senza scontentare i clienti, fare soldi per potersi espandere, fare ricette ancora più difficili per fare soldi per ricette ancora più difficili. E niente, mi è intrippato un sacco ultimamente. Io non andrei a creare una nuova partita perché per ora l'intenzione non è quella di farci una serie, ma di fare un video così a parte. E quindi andrei un attimo su questo salvataggio, in cui sono ancora a un livello 1 di stelle. Si parte dal livello 0, si arriva fino al platino che è più di 5 stelle. E ho tutti i cibi sbloccati, alcuni avanzati e sto un po' andando per il completionista. Cioè, vorrei riuscire a sbloccare questi 6 achievement che sono abbastanza tostarelli, diciamo, perché bisogna servire un sacco di cibi dello stesso tipo. Allora, andiamo a vedere innanzitutto che menu porteremo oggi. Abbiamo 3 cibi che abbiamo utilizzato per troppo tempo, quindi dobbiamo andare a scartare dalla nostra lista. Questo è stato già lo daily special di ieri, quindi andrei a cambiarlo. Metterei piuttosto il caffè qua, non perché renda tanto, ma perché ci può servire per l'achievement, quello della colazione, che insomma, mi servirebbe da avere. Potrei andare a mettere la carne e la bistecca, che essendo dei cibi salutari si combinano con l'insalata e forse anche con il pesce, no? E quindi danno un buon bonus. E forse anche il vino dovrebbe lasciare inalterata la questione, ma il vino costa un sacco e quindi ci darà dei buoni soldini. Ho un sacco di soldi da parte perché non voglio ancora upgradare la seconda stella. Poi magari se finiamo il primo giorno vi spiegherò anche perché. Allora, sarà molto dinamico e rapido, quindi non so quanto parlerò effettivamente, quanto riuscirò a commentare attivamente. Allora, partiamo subito con del caffè con crema e 3, 4, 5 zucchero. Ok, il primo ordine è andato alla perfezione. Allora, caffè, crema e un solo zucchero. A lei, signore. Sopra potete vedere il buzz, che è quanto i nostri clienti sono contenti. Pesce al tavolo 1. E quanto sono attratti anche dal locale, che viene modificato da quanto siamo bravi nei giorni precedenti e dal cibo che portiamo in menù. Quindi se mettiamo tipo solo cibo spazzatura saranno meno contenti, se portiamo della roba buona saranno più contenti. E qui ci sono dei modificatori attivi. Per esempio abbiamo dei cibi per la colazione e quindi c'è un bonus. E abbiamo dei cibi che hanno un cattivo odore. Tra l'altro non so neanche se il puntatore si vede. Vabbè, comunque là in alto vicino alla somma di soldi che abbiamo ci sono indicati i modificatori. Consegnato quali sono attivi appunto in questo momento, 1, 2, 3 e un juice, e l'altro appunto accanto, quello rosso, è l'odorato, che non va bene al mattino sentire per esempio la puzza di pesce, ecco, cioè non è una cosa bella fare colazione con la puzza di pesce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, adesso inizia la rush hour, quindi sarà molto più concitato. Casu Marzu, che tra l'altro è Casu Marzu. È una citazione, un easter egg, diciamo, perché come probabilmente saprete in Sardegna c'è un formaggio che si chiama Casu Marzu e è quello fatto con le larve, tipo, cioè che ci sono tipo le larve dentro. Bacon, ok, cream cheese, mushroom, cheese green, i piatti 1, 2, 3, sentirete una tastiera concitata, ma perché 1, 2, 3 è molto concitata. 1, 2, 3, juice, pesce. Col pesce sono abbastanza bravo ormai.
È un cibo non troppo difficile e che costa abbastanza, nel senso che ora come ora mi pare che sia 12 dollari l'uno. Allora, buttiamo via la spazzatura. La rush hour è finita, la rush hour in pratica è l'ora di punta, quando ci sono tutti che vengono a fare pranzo o cena, più tardi ci sarà la cena. E come avete potuto vedere è molto più concitata che non il pomeriggio o la mattina. O più tardi vedremo. Orange, green, carrots. Per questo indicatore invece che è apparso adesso con la freccetta in giù rossa non ho ancora capito che cosa indichi. Però appare sempre dopo l'ora di punta. E probabilmente un po' di gente in meno che viene per il fatto che è appena finita l'ora di pranzo, quindi chi è che va al ristorante, insomma. Questi brutti tizi in canottiera mi fanno proprio schifo, non vedo l'ora di crescere per non vederli più. Beh, secondo me scappa già la clientela se vedono il tizio là in canottiera. Ok, che siamo solo una stella, ma porca di una miseria, mettiti una maglia, va, sta signora qua è un pochettino più elegante. Non dico elegante, però c'è il vecchiettino. Ranch, cheese, bacon, crouton, onion and peppers, for you. You're welcome. Ogni tanto potete vedere che 1, 2, 3, 4, ci sono dei bonus, appaiono qua dei tip che sono in pratica 3, 4, 5, 6, sono le mance che vengono lasciate da alcuni clienti. Solo alcuni cibi danno la possibilità di lasciare una mancia e alcuni danno la possibilità di lasciare mance più alte e niente, sono degli introiti in più che possiamo fare con creamer, ok? E visto come adesso, 2 dollari di mancia ci hanno lasciato. E quindi sono soldi comodi. In alto a sinistra vedete il Perfect Combo Timer che indica quanti cibi abbiamo fatto di seguito senza sbagliare. Per ora stiamo andando abbastanza bene. Perché mi pare che non abbiamo sbagliato ancora niente. Allora, questo qui il vino, Kazumatsu. Poi l'insalata per il tavolo 4, allora, ranch and cheese, insalata a tavolo 1, ranch cheese, onion and peppers. Andiamo a sciacquare il bagno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sale, pesce per il tavolo 1. E il vino, cheapest wine. Mi spiace perché mi pagano molto meno per il cheapest wine. Costa solo 8. Però sempre meglio di niente, serviamo il pesce per il tavolo 1. Grazie della mancia. Cheapest wine di nuovo. Pollo per il tavolo 5. Allora facciamo questo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Poi farei i piatti veloce prima del vino, perché il vino è un po' lento. Casumarzu, perché bisogna pigiare come dei forsennati per stapparlo. Ok, insalata ranch, green and carrots. 2 pronta per il tavolo. Casumarzu. Ok, 4 e un pesce. Ok, anche la seconda andata critica è passata. E ora siamo qui. Allora, coffee with two sugar. Ok. Sono qui ancora con la perfect combo. Non vorrei gufarmela, ma il peggio è passato, quindi potremmo effettivamente farcela. La perfect combo, se arriva a fine giornata, 1, 3 e un juice, ok. Ci dà un bonus di 250 dollari in più, che non è niente male. Creamer 1, 2, 3, 4. Il caffè l'avevo versato, sì. 3, 4. Che il problema è che il caffè fa un rumore, cioè si sente poco quando viene versato. Ranch, cheese, onion and peppers. E quindi è sempre un po' problematico. Ok, manca un quarto d'ora circa. Coffee with some creamer, please. Arriva ancora qualcuno? No? Allora aspetterei solo un attimo perché sennò quella scritta là mi dà fastidio. Per 60 perfect combos. Se non sbaglio, abbiamo fatto tutto perfetto. Perfect day! Palloncini per noi. Spettacolo, non avrei mai sperato con dei cibi mediamente complicati di riuscire a farcela. Allora, abbiamo servito 60 clienti, 60 perfetti, 0 nella media e 0 male, serviti male. Quelli nella media sono, per esempio, se hai sbagliato una piccola cosa, cioè l'hai fatto cuocere un po' troppo la carne, oppure posso che salarla 2 volte, l'hai salata 3 volte, delle cose così piccole.
Hai sbagliato un piccolo ingrediente. Bad, per esempio, se gliel'hai mandata cruda, se gli hai cambiato del tutto la ricetta, se è bruciata o robe così. Chores completed, o course, non so come si legga. E sono in pratica quegli affari che sono apparsi ogni tanto di manutenzione, come lavare il bagno, di lavare i piatti, buttare la spazzatura. Non si è visto oggi, ma ogni tanto appaiono anche i topi e bisogna mettere trappole per i topi. E mi pare di averli detti tutti. Tips earned, nei course appare anche quando vengono i ladri, ma quello è molto raro per fortuna perché fa perdere un sacco di tempo e di soldi se non riesce a beccarli. Tips sono le mance che mi ha ricevuto 20 dollari, che non è tanto, ma è comunque una buona cifra. Crumbs made, non so cosa sia effettivamente. Combo di 60. Di seguito, 550 dollari abbiamo guadagnato, abbiamo quindi per il giorno successivo 30% di buzz positivi, nessun buzz negativo perché non abbiamo avuto nessun ordine cattivo, questi sono in pratica la metà dei clienti serviti perfetti, la metà dei clienti serviti male. 5 volte tirato lo sciacquone, 0 ratti, 9 volte lavato i pi 9 piatti lavati e 4 sacchi della spazzatura buttati, giusta dispensed niente perché non ci sono stati ladri per fortuna. Quindi allora qua vabbè ci dice che cosa ci manca per passare al secondo stella, però come potete vedere ancora non ho upgradato il quinto cibo, perché mi direte voi adesso mi ci danno i 250 dollari, questo vabbè, e per appunto gli achievement. Adesso non so se mi beccherà lo Steam Overlay, ah sì, me lo sta beccando. Almeno mi sembra che OBS lo stia registrando. Spero che registri bene, tra l'altro, perché con Don't Starve ci sono stati dei problemi di lag che ho scoperto dovuti al fatto che registrava in qualità più alta e a 60 fps, che il mio computer purtroppo non regge in registrazione, e quindi laggava per quello. Negli achievement, uno di quelli interessanti che vi dicevo prima, sono di servire 1500 piatti di un determinato tipo. C'è quello per il cibo americano, che quindi sarà per gli hamburger, oppure per i corn dogs, o un altro paio che adesso non mi ricordo, Italian Mexican, vuol dire pasta, pizza, oppure le sopapillas, un paio di altre cose. Exotic food tipo sushi o altre cose che sono più avanti, si sbloccheranno più avanti, infatti per ora il progresso è a zero di questi. Oceanic foods è sushi, aragosta e pesce. E anche quello non sarà tanto problema per più avanti. Liquid pin invece è un achievement che è abbastanza semplice secondo me da realizzare, perché comunque sia il caffè che la birra che la soda, cioè il soda si intende le bevande zuccherate, e il vino contano. Il problema che ho scoperto è breakfast food spin, che vuol dire servi 1500 piatti di cibi di colazione. Ora, il problema che mi sono reso conto appena prima, di cui mi sono reso conto appena prima di upgradare il ristorante a 2 stelle, è che i cibi per la colazione sono 1, 2, 3 e 4, che sono in pratica il caffè. Questi sono hash browns, che sono in pratica delle cose fritte salate, che non conosco, credo siano delle cose americane. Questo è un breakfast sandwich, che è un sandwich diciamo con bacon, sausages, cioè salsiccia, pancetta e uova, e i pancakes, che anche sono americani. E come potete vedere, possono essere upgradati al massimo fino a 3 stelle. Quindi questo cosa vuol dire? Che se noi andiamo con il ristorante oltre 3 stelle, non possiamo più sbloccare l'achievement, perché dovremmo fare un'altra partita da zero in cui farlo. Ma i contatori sono per singola partita, cioè quindi se nell'altra partita faccio dell'altro cibo, devo ricominciare da zero con quelli di, cioè faccio una partita da zero, devo ricominciare da zero con i breakfast food. Quindi ho detto, forse mi conviene prima di salire di grado di fare l'achievement almeno di breakfast, cioè di servire 1500 piatti per colazione. Perché appunto, come potete vedere, a 2 stelle questi è l'ultimo che posso upgradare, e questi qua a 3 stelle credo che spariscano, e quindi sarà un po' problematico. A meno che non voglia dire questo che
possono essere upgradati solo due volte, ma che dopo li puoi lo stesso utilizzare. Non voglio rischiare. E quindi per ora resto con una stella, che tanto non è che cambi chissà che cosa, perché poi dopo sarà ancora più difficile, quindi essere bravi con tutti i cibi a due stelle credo che mi aiuterà poi per il futuro. Come potete vedere ci sono un po' di statistiche di quello che ho fatto finora in questa campagna, con una cinquantina di giorni, una sessantina di giorni ho fatto. Ho servito tutta sta roba qua, anche in alcuni servizi di catering, per ora quello che ho servito di più sono le insalate. Hanno superato la birra, che prima era quello che vendevo di più, poi dopo quando ho preso, ho sbloccato il vino, che costa un sacco, ho iniziato a servire più vino, perché vende, costa molto di più. La birra upgradata al massimo vende a $8, il vino base vende $8, quello avanzato 15, poi più in là molto più caro, e quindi ho detto lanciamoci sul vino, che è meglio. La birra è più facile da servire, ma ha meno base positivi. Altre cose che vanno molto, il pesce che come potete aver visto è facile da servire. Qua ci sono delle statistiche su che cosa, diciamo, ho prodotto. Ho venduto 390,40 libbre di carne, 177 kg di carne. Ho venduto 109 kg di prodotti ittici, quindi nel nostro caso pesce, perché altra roba non ne ho. Ho usato 2229 kg di zucchero, ho venduto 65 litri di bevande zuccherate, che in realtà sono pochi, ma perché è un prodotto abbastanza mediamente complicato e che ha dei base abbastanza negativi, quindi ho venduto poco, mentre ho venduto molto più alcol, perché è molto più facile da fare e ha dei base più positivi. 405 litri, quindi, che sono praticamente non 10 volte, ma nell'ordine. Calorie guadagnate dai miei clienti, 1,09 milioni, quindi un fracco. Vegetali venduti, 765 kg, che quindi è un'ottima cosa, mi piace, perché ho più vegetali che non carne e pesce insieme, ed è un ottimo discorso anche dietisticamente parlando. Patate pelate 138,75 spuds, che non so cosa siano, ma va bene. E galloni di olio utilizzato per cuocere, per friggere, 656 litri, e credo non andrà più tanto ad aumentare, perché sono dei cibi, i cibi da meno stelle, ecco, sono quelli che hanno tutto l'olio. E questo è il Food in Progress, di cui il più vicino di tutti è quello dei liquidi, perché effettivamente di birra, vino e caffè ne ho venduti un sacco, e praticamente ogni giorno ho qualcosa nel menu che mi riguarda. Breakfast è quello che appunto per ora sto trigando di più a fare, ed è per quello che mi sto lanciando di più discorsi del genere. Sono curioso di sapere da quanto ho registrato, credo di aver registrato da 18 minuti, quindi può essere un buon minutaggio per questo video. Come potete vedere, di cibi sono un po' vari. Adesso li ho sbloccati tutti quelli sbloccabili. Questi posso averli solo dal livello 2 in poi, e quindi ancora non ce l'ho. Mentre gli altri sono, li ho comprati tutti. Posso upgradarli. Come potete vedere qua, ho vari upgrade disponibili per ora, a prezzi che comunque posso affrontare ora come ora. Ma ci tengo a fare l'achievement prima. Detto questo, io vi invito a lasciare un mi piace se il tipo di video vi è piaciuto, a lasciare un commento, se per caso voleste qualche video in più su questo titolo, o se vorreste vederne una serie, eccetera eccetera. Iscrivetevi se per caso non l'aveste ancora fatto, e io vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti da Mazzetesta.